Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi realizzerò insieme a voi questa scatola, scatola che ho realizzato con le carte di Scrap Boys, gruppo nel quale sono stata scelta per entrare a far parte del design team. L'album che ho utilizzato per questo progetto è Industrial Romance. Se avete visto il video di presentazione delle carte, l'avete già visto, ma ve lo faccio vedere molto velocemente di nuovo. Sono delle carte molto particolari e ho voluto iniziare con questa carta un po' particolare, con questi colori un po' così, un po' scuri, che a me piacciono anche molto per realizzare soprattutto i lavori di bigliettiglia. Questi album sono album con ci sono 12 fogli, le dimensioni sono 30,5 x 30,5 e per ogni soggetto ci sono due carte. Cioè, lo stesso soggetto è riprodotto su due carte e quindi avete il doppio soggetto per ogni carta. Quindi, come vi dicevo, questo è l'album che ho utilizzato. Se volete vedere anche le altre carte, a parte che le vedrete poi nelle altre realizzazioni, comunque ho fatto un video dove le ho presentate. La scatola che ho realizzato è questa, ve la spiego un po' nel dettaglio perché così dopo durante la realizzazione magari non lo manderò il video un pochino in certi punti un po' più veloce per non essere noioso e quindi ve lo spiego prima. Allora, cosa ho fatto? Il coperchio è diciamo la cosa più decisamente più lavorata. Ho utilizzato le carte che avete visto dove ho ritagliato tutti i particolari, quindi tutti i particolari che vedete, a parte chiaramente pizzi, garza e questa maniglia, sono stati ritagliati e composti dalle carte di Industrial Romance. Allora, per creare questi spessori, vedete che sembra questo effetto un po' tridimensionale, questi spessori ho incollato sotto dei particolari del cartoncino in modo da metterlo in rilievo rispetto alla base, in modo da avere questo effetto 3D. Una cosa, vabbè, che voglio dirvi è questa maniglietta che vedete che a me piace tantissimo, che è un regalo di mio zio che lui colleziona cose antiche e quindi questa è una maniglietta che era sicuramente su qualche mobile antico che mi ha regalato e ho voluto utilizzarla su questa mia prima creazione con le carte Scrap Boys. Un'altra particolarità del coperchio è che ho inserito all'interno dello spago degli ingranaggi che mi sembrava fossero che sono attinenti con diciamo questa carta e poi un cuore qui di metallo che ho utilizzato per arricchire anche un po' la parte laterale del coperchio. L'interno della scatola e del coperchio l'ho rivestita tutta con la carta e all'interno del coperchio ho ritagliato sempre particolari del mio album. E ho decorato anche l'interno del coperchio in questo modo. Invece, per quanto riguarda i laterali, ho colorato con un acrilico un verde chiaro perché volevo dare un pochino di luce al tutto, visto che le carte sono abbastanza scure come colori, lo volevo schiarire un po' e quindi ho utilizzato del semplice colore acrilico chiaro e poi ho spruzzato con del verde più scuro e del marrone giusto per riprendere un pochino le macchie che ci sono sulla carta e poi ho utilizzando le carte decorato in maniera un po' diversa la mia scatola. Qui ho utilizzato semplicemente un centrino fatto con una fustella sempre con la carta Industrial Romance e poi ho ritagliato di nuovo i particolari, vedete anche qui che sembra tridimensionale perché comunque ho utilizzato sempre degli spessori per realizzare questa composizione, anche la farfalla è incollata solo nel centro, cosa che ho fatto anche sul coperchio perché questo gli dà un effetto tridimensionale e in questo modo ritagliando parti della mia carta che è munita di scritte, di tutto quello che serve per realizzare quello che ho fatto, ho decorato i laterali
della mia scatola. Anche qua vedete le farfalle, ne ho messe due intanto perché mi piaceva l'effetto doppio, che rimane carino quando si guarda, perché vedete che bello così. E in più le ho incollate solo al centro proprio per dargli l'effetto tridimensionale. Quindi mettiamo il coperchio alla mia scatola. Questo è il progetto e mi piacerebbe se in questo caso particolare mi lasciaste qualche commento per farmi così, per dirmi se vi è piaciuto come ho interpretato queste nuove carte, e così mi è anche un po' da stimolo per i prossimi lavori, perché utilizzerò degli album che sono completamente diverso da questo, quindi mi permetteranno di fare proprio cose diverse, però questo progetto così mi è piaciuto molto realizzarlo, quindi se mi dite quello che pensate mi fa piacere. E adesso che vi ho più o meno così a grandi linee spiegato come ho fatto la scatola, non mi resta che farvi vedere effettivamente come l'ho realizzata.
La scatola è terminata e questo è il risultato del mio primo lavoro realizzato con le carte di Scrap Boys. Devo dire che le carte sono particolari e quindi non c'è molto da fare perché poi alla fine quando le carte sono belle, come dico sempre, i lavori vengono sempre in maniera facile. Però devo dire che hanno dei soggetti un po' particolari, un po' diversi. E quindi mi è piaciuto, insomma, utilizzarla in questo modo. Spero di aver fatto una scatola di vostro gradimento. Se vi piace, lasciatemi un like o un commento, perché insomma è un lavoro con delle carte nuove e mi piacerebbe sapere cosa ne pensate, visto che è un po' diverso dai soliti lavori che faccio, diciamo, perché le carte sono molto particolari. E come dico sempre, se avete dubbi o domande, scrivetemi e cercherò di rispondervi più in fretta possibile. E detto questo, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!